dal 27 giugno al 13 settembre con il servizio privato per la Riviera Adriatica di Bonomi Autonoleggi. Ti veniamo a prendere sotto casa e ti portiamo nelle più belle località della Riviera Romagnola. Seguici su Facebook alla pagina Bonomi Autonoleggi. Era il sogno di Raffaello Colombo, presidente di Camuglia Soccorso, quello di arrivare anche sull'acqua in tempo a salvare vite. Per questo non basta dunque un gommone di ultima generazione, ma serve una macchina più versatile, geniale, veloce, sicura e affidabile, con a bordo due specialisti e la moto d'acqua adattata appositamente alle emergenze. Con una velocità di 55 nodi sul lago, da utilizzare solo esclusivamente questa velocità per il soccorso e nient'altro. Non ci si diverte, ma si fa soccorso, chiaro, perché le moto d'acqua sul lago di Iseo non possono girare, ma quelle da soccorso con la nuova normativa sì. Antiribaltamento. Antiribaltamento perché, come vediamo, ha due tubolari ai lati fatti apposta per il soccorso, per soccorso tecnico, quindi si può lavorare sia su fiume che su lago che su mare, e in stretto contatto con il paziente in acqua, quindi ci si può sporgere per issarlo a bordo e automaticamente la macchina non si ribalta. Viene dagli Stati Uniti, come mai? Questa moto viene fabbricata in California, dove viene utilizzata sull'oceano, dove si fa soccorso ai surfisti sulle onde alte. Queste onde sul lago di Iseo non arriveranno mai, ma quando arriva la Sarneghera, solamente con mezzi da soccorso tecnici preparati e personale preparato, si può intervenire. Chi ci sarà a bordo? In base all'urgenza o alla missione che Soreu dà a Camuglia Soccorso, ci saranno o due sanitari, se il soccorso si fa anche a terra o sulle spiagge, con il supporto del gommone, perché la base è sempre il gommone dell'idroambulanza, oppure un sanitario e un sommozzatore in caso di persona sott'acqua. Dotazione di bordo molto interessante dal punto di vista sanitario. Zaino, ossigeno DAE e collarino per la prima immobilizzazione del traumatico. Ambu e tutto quello che serve per l'arresto cardiocircolatorio, il defibrillatore e l'ossigeno. Questo significa arrivare in metà tempo là dove c'è emergenza. Un gommone che vada forte, il nostro gommone arriviamo a 25-28 nodi. Ripeto, 55 nodi fanno la differenza, specialmente sulle lunghe distanze di soccorso. Questo è l'unico mezzo del genere sul Sabino e ha una specificità anche dal punto di vista della sua applicazione. Un mezzo iscritto alla motorizzazione come mezzo da soccorso, Search and Rescue, quindi dedicato esclusivamente a soccorso, emergenza, urgenza in qualsiasi tipologia di lago. La moto d'acqua del 118 di Camuglia Soccorso ha fatto la sua passerella di fronte ai dirigenti di Areu Brescia, Areu Bergamo e Soreu Alpina. In queste ore è stata richiesta anche per esplorare le rive dell'Oglia e la sua confluenza nel Sabino alla ricerca di una persona scomparsa, ma la sua vera vocazione sarà quella di arrivare puntuale e veloce laddove ci sarà bisogno urgente, sull'acqua e sulle rive del Sabino.